Inaugurato il duty free shop dell'aeroporto d'Abruzzo alla presenza delle istituzioni e dei responsabili della saga, un giorno importante è stato ribadito per rendere ancora più fruibile e accogliente l'aeroporto. Enrico Paolini, presidente Saga. Abbiamo 5 gate invece di 2, un'area duty free shop che permette a qualsiasi cittadino europeo, inglese, tedesco di portare con una cifra giusta e corretta una bottiglia di Montepulciano, il miele abruzzese, una bottiglia d'olio che per 20 anni non si è potuto fare in questo aeroporto purtroppo. Adesso uno entra qui, compra un prodotto abruzzese e lo porta al prezzo giusto in giro per il mondo. Immaginatevi quanta promozione si fa. E poi i servizi, 14 bagni nei gate, una volta ce n'era uno solo, c'è l'area disabili, i servizi della sala dedicata, i caricatelefonini, le panche, i servizi, cioè il fatto che un passeggero sia contento di essere passato per l'Abruzzo. E poi c'è questo problema di Linate, che però è un'ipotesi di un piano industriale che il governo ancora non approva, quindi essendo l'ipotesi della Delta Airlines di turno che vuole risparmiare magari sulla pelle di una regione terremotata come l'Abruzzo, sappiamo cosa gli dobbiamo rispondere, che vada a risparmiare dove ce n'è bisogno, fuori dall'Abruzzo, sicuramente fuori dalle regioni terremotate, perché noi riteniamo che la linea di Linate non si tocca, è l'economia dell'Abruzzo e quindi ovviamente insieme alla Regione, insieme ai deputati, insieme all'onorevole Gianluca Vacca, sottosegretario di governo che ho già allertato, noi difenderemo la linea di Linate fino all'ultimo, anzi aggiungo che chiederemo maggiore impegno dell'Alitalia per Pescara, Perugia e Ancona, non solo per Pescara, su Roma, Torino e Milano, perché se sono regioni terremotate e meritano coi fondi pubblici un aiuto, vorrei ricordare a tutti che la Nuova Italia c'ha il 51% di soldi nostri. L'assessore regionale Mauro Febo parla poi di nuovi progetti relativi all'aeroporto d'Abruzzo. Man mano stiamo cercando nuovi servizi e nel frattempo stiamo cercando anche nuovi voli che siano voli attrattivi, per cui credo che insomma, fra qualche settimana potremo festeggiare qualche altro volo. Ci può dare qualche anticipazione? Guarda, l'anticipazione che le do è che intanto aver raggiunto un buon accordo con Costa, che è Costa Crociere, che fa qui nel nostro aeroporto, fa 3 scali per portare i turisti sulle proprie crociere. Questo dal punto di vista dell'importanza del far conoscere il nostro aeroporto è già un grande successo. E poi ci saranno altre novità. Anche Torino, magari, il ripristino? Sì, stiamo lavorando su Torino perché chiaramente avendo interessi nella nostra regione FCA, credo che sia giusto e doveroso mettere quel volo.